Ragazze, buongiorno, benvenute in un nuovo vlog. Sto sparecchiando le ultime cosine, ho appena fatto colazione con Alessandra, Riccardo dorme, Aaron dorme. E, tra l'altro volevo consigliarvi questi biscottini qua che ha preso Riccardo un po' di tempo fa alla Lidl, solo che sono un po' accartocciati. Quindi non so se li vedete, comunque sono biscotti con cereali e gocce di cioccolato al caffè. Sembrano un po' i gran cereale per intenderci. E sono questi. Non sanno fortemente di caffè, proprio una leggera nota, quindi è piacevole, con gocce di cioccolato e con i cereali, quindi comunque è anche fonte di fibre. Farina di frumento, fiocchi d'avena, poi a zucchero di canna, gocce di cioccolato al caffè. Insomma, non male, vi consiglio di provarli se amate il genere. E poi niente, ho mangiato un biscottino e due fette biscottate integrali con la marmellata di prugne che me ne era avanzata un po' da quei barattoli che avevo fatto, me ne era avanzato così. Proprio poco, e quindi l'ho messa in frigo e ce la mangiamo noi questa subito e basta. Poi adesso dovrei fare altra marmellata, mettere a disinfettare, a bollire i barattoli così si sterilizzano e faccio un altro po' di marmellata in previsione oggi, già che non c'è tantissimo sole, di andare a raccattare altre prugne perché comunque sono abbastanza mature tutte, quindi non ci conviene far passare troppo tempo, altrimenti cascano e ciao, ciao prugne. E basta. Poi ieri, vabbè, Riccardo è andato a bagnare sia l'orto che il giardino, e anche per bagnare un po' gli alberi, idratarli un pochettino. Ieri sera mi sono rifiutata di... Ieri non ho girato nulla, ragazze, avevo bisogno proprio veramente di fermarmi, ma proprio sono molto stanca e devo anche fare un altro lavoro, ma veramente mi sono dovuta fermare proprio e l'ho finito stamattina. Sono già in ritardo sulla tabella di marcia perché stamattina mi ero imposto, ho detto ieri sera, oggi stasera non faccio nulla. E mi rilasso, mi guardo un po' di Vampire Diaries perché veramente non ho mai tempo neanche per guardarmi quello. Sono bloccata la settima stagione, non riesco a finirla perché non mi prendo mai un attimino di momento per me. Quindi ieri sera ho proprio detto no, niente vlog, niente lavoro perché dovevo anche finire un lavoro di editing. Se lo finisco faccio tutto domattina. E quindi niente, mi sono imposta, mi alzo alle 8 e mi sono alzata alle 8, solo che poi lei voleva che stessi un po' in cameretta con lei, quindi alla fine è passata mezz'ora. Adesso abbiamo fatto colazione, insomma, una balla e l'altra sono le 10. Quindi adesso devo, visto che Riccardo tanto dormirà fino a mezzogiorno e mezza così, io adesso sparecchio. Metto già sulla marmellata. Mentre cuoce la marmellata, mi sono già fatta un calcolo tutto mio. Mentre cuoce 28-30 minuti la marmellata, io vado su, che ho messo apposta qui nello studio, l'asse da stiro e il ferro da stiro con dei panni che voglio stirare prima di tutti gli altri perché servono. E me lo porto giù e mentre lei si sta guardando i cartoni io stiro. È l'unica. Mi devo muovere perché sono già le 10.
c'è proprio nuvoloso, quindi non si vede una cippa lippa. Allora, metto a disinfettare solo questi due barattoli, tanto non penso ne vengano più di due, sinceramente. Siano 1 chilo, metto un po' più di zucchero perché ho avuto modo di assaggiare questa, ragazze, ed è buona, buonissima, però quello che voglio, e sono contenta che ne sia avanzato un pochino, così ho avuto modo proprio di provarla anche da fredda. Voglio darle una frullatina in più quando poi è cotta, perché ci sono dei pezzettini di pelle che non, insomma, rimane un po', a me piace un po' più come è venuta l'altra, quella gialla, è venuta più gelatinosa e meno pezzettosa, siamo capite, e poi dolcina ma lievemente acidula, quindi voglio mettere un pochettino più di zucchero, provo 3,50 invece di 2,50. Contate che la ricetta prevede 500 grammi di zucchero per 500 grammi di frutta. Io su 1 chilo ne ho messi 2,50, quindi ci sta che non sia dolcissima. Proverò a mettere 3,50, ne aggiungo solo 100 grammi sempre per 1 chilo. Vediamo un po' come va. Tanto comunque ne dovrò fare altre, mal che vada mi miglioro andando avanti. Tenete conto che sono le prime marmellate che faccio nella mia vita, quindi ci può stare che non siano perfette, però ci tenevo che appunto le prime ci può stare, però poi quelle dopo volevo che fossero buone buone buone, che ti venga voglia di mangiarle, ecco. Però sulle fette biscottate anche questa qua è buonissima, però mangiarla così al cucchiaio la sento un pochino, al cucchiaio dà un po' fastidio, ecco, secondo me lievemente un cicinin di zucchero in più. E basta. Adesso mi preparo, scusate le riprese un po' così, ma sto ancora un po' dormendo. Tanto il boccale è già pulito. Adesso io mi devo muovere veramente, devo mettere il turbo, ragazzi, perché devo ancora stirare. Devo muovermi veramente, perché io mi sono imposta che devo stirarmi quelle cose stamattina, e sapete che noi donne quando ci mettiamo in testa poi una cosa. Allora, aspettate, scusate le riprese un po' così, ma non posso spostarvi perché c'è comunque la pentola che sta bollendo le cose, quindi provo da questo lato, ma vediamo un po' quante sono. Non riesco, ragazze, scusatemi un attimo, ma sono mancina, quindi non ho forza da quel lato lì. Boh, direi perfetto. Mi sembra un po' strano, eh. No, c'è qualcosa che o c'è il mambo messo male, ci sarà il filo sotto, infatti, perché sennò non mi pesa bene la roba. Rifacciamo. Ecco, infatti mi dava 670 grammi invece 1,80 kg, però perfetto, ragazze, casca proprio a pennello, sono contentissima. Adesso vado a spremerci un limone, quindi ci vediamo dopo. Ci metto 350 grammi di zucchero e faccio cuocere mezz'ora.
ragazze, salto temporale. Riccardo e la bimba sono uscite, abbiamo pranzato nel frattempo, fatto tutto. Sono usciti che andavano a fare delle commissioni, doveva passare in farmacia alla Coop e la portava appunto un po' sull'altalena, ai giardinetti. Io nel frattempo, diciamo che tutto un po' calcolato, così Ale esce un pochino. Io mi riempio la lavastoviglie e la faccio partire. Stavo pensando di farla già partire, adesso vedo quanto è piena. E poi stiro, 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 ragazze. Devo levarmi un sacco di panni. Quindi mi porto su quelli che ho stirato stamattina e vado un po' avanti, perché così me li levo. Poi mi riposerò, insomma, quando stanno per arrivare, magari mi faccio avvisare quando iniziano a tornare, mi faccio una doccia fresca veloce e così quando torna Ale la metto a fare riposino. Quindi, bando alle ciance, mettiamo turbo! Si parte. Perché non, noi donne non possiamo mai cazzeggiare un attimino? Non so, io tipo mi metterei ora che sono sola sul divano a non fare niente. Invece no. Lui è l'unico disperato perché Ale e Ricky sono andati via. Io sono felicissima. Un po' di silenzio, che bello, nessuno che parla, nessuno che, oh scusate, nessuno che urla, nessuno che parla, che meraviglia. Aaron, non sai quello che ti stai perdendo. Guarda il bicchiere mezzo pieno, Aaron. Dai, su, torneranno presto. Tornano subito, ma insomma, è inutile che mi fai sorriso. Bello di mamma, bello di mamma, bello lui, bella mia linguettona, linguettona. Tornano subito, dai, vanno un po' a giocare e poi tornano da noi. E a comprare due cosine che servono. Sei sempre più grande, eh? Saluta un po', che ti fanno sempre tutti i complimenti, che dicono che sei bello, che sei sempre più grande. Ciao a tutte, follower! Ciao a tutte, amiche di mamma! Vabbè. Adesso. Aaron, no, no. No, seduto. Bravissimo. Bravo, amore. Allora, io salgo un attimino. Allora, ragazze, mi sono data una mini rinfrescata prima di iniziare a stirare. Qua ho tenuto da parte tutte le... C'è una raffica di vento in corso, infatti ho detto cos'è sto rumore? Qua ho tenuto da parte tutti i costumini puliti e i bagnasciuga puliti perché adesso voglio riempire di nuovo il borsone, quello della piscina, così che quando ci prende il trip, no, di andare è già pronto. Bisogna solo aggiungerci magari le ciabattine e ci metto già dentro la crema solare dei bambini, tutto deve essere tutto pronto, che se ci prende il trip andiamo tra un'ora, non devo impazzire, è già tutto pronto. Perché tanto so già che prima della fine dell'estate almeno ancora due o tre volte ci andremo sicuramente e quindi è comodo averli già pronto, avere il borsone già pronto. Poi vabbè, qua ieri abbiamo fatto tutti i sacchettoni sottovuoto di tutte le cose che ho lavato e stirato, insomma, che poi so già che su quelli sottovuoto devo dare un'altra passata, quindi stirato, facciamo conto che non siano più stirati. Però li ho già messi via così almeno sono pronti per quando inizia poi il fresco, che penso che per
settembre qui in montagna già serviranno. Comunque qualcuna ovviamente l'ho tenuta nei cassetti pronta, qualche felpina con la zip, qualcosetta l'ho tenuto, ma proprio poco, ecco, tipo un paio per bimbo, ecco. Aaron, ti prego! Aaron! Ma c'è dai! È molto territoriale, molto possessivo questo cane. Comunque, adesso vengo giù io con te. Fammi solo prendere i panni. Quindi, vabbè, abbiamo fatto tre sacchi così. Adesso sono combattuta se stirare quello che ho dentro l'armadio che devo finire di stirare. O se stirarmi tutto lo stendino, levarmi tutto lo stendino in maniera che possa fare già un'altra lavatrice, perché siamo proprio un po' ammassati con i panni. E poi tirare un po' di calze, slip, bimbi nostri, eccetera. Quindi, boh, mi sa che stirerò prima lo stendino, così faccio partire un'altra lavatrice e avanti tutta. Ho stirato tutte queste cosine. Adesso aspetto che si fredda un attimo il ferro. Metto via tutto, anche perché Riccardo sta tornando, perché abbiamo dimenticato, cioè ho dimenticato di dargli il suo bancomat che c'avevo io. Quindi lui non ha controllato, io manco, e quindi vabbè, è andato in giro a fare, cioè ha portato Ale ai giochi, però poi per andare al supermercato in farmacia era senza bancomat. Fantastico, quindi adesso mi riporta Alessandra. Io nel mentre la metto a nanna, quindi mi sa che la doccia me la farò dopo. E poi mi porto su anche quelle cose da sistemare. E lui va a prendersi due robette che dobbiamo fare. Mi è piaciuto perché mi fa, non è che riesce a portarmelo un attimo. Sì, certo, buonanotte. Tempo che levo tutto per Aaron, non fargli toccare nulla perché noi prepariamo casa prima di uscire. Quindi se mi avrebbe aspettato fino alle 5 e mezza, ho detto no, guarda, vienilo a prendere perché fai prima tu. Cioè, tempo che sistemo loro, sono in vestaglia, mi devo vestire, devo sistemare la casa, cioè. Ma io dico, no. Poi fosse qui vicino, ma bisogna prendere la macchina. Aaron, vieni giù. Quindi niente, mi spiccio ragazze perché sta arrivando Ale, così ho già preparato il bancomat là sopra. Mannaggia sti bancomat, ragazze. Aaron, vieni giù. Oh. Niente, vado a sistemare e ci aggiorniamo poi dopo. Allora, non vi ho più aggiornate, comunque alla fine Riccardo è tornato sano e salvo. Sto per mettere su la pasta per Ale, io ne mangio un pochino con lei perché non ho molta fame stasera, sarà un po' il caldo, non so, oggi fa di nuovo un po' caldino. Già a pranzo abbiamo mangiato il pollo con un pochino di insalata e niente, stasera Riccardo vuole due uova, cioè siamo molto, molto leggeri. E Ale la pasta con la ricotta, le faccio un compagnia, ne mangio poco a poco anch'io e basta. Adesso penso che da settembre riprenderemo come si deve poi la dieta, perché diciamo che per un motivo o per un altro, specie se manca tutto in frigo, perché comunque l'unica cosa veramente impegnativa del mangiare sano e comunque con una dieta così dettagliata, cioè nel senso seguire alla lettera quello che ti dà la dottoressa da mangiare, è che sei sempre al supermercato, almeno per quanto mi riguarda, essendo che siamo in quattro, comunque prendo delle cose per i bambini, alcune cose le adeguo per i bambini perché comunque mangiare le nostre cose comunque gli fa bene.
non è che gli faccio un piatto diverso a loro, cioè se faccio il trancio di tonno per noi, che nella dieta lo faccio anche loro, se piace, se gli piace. E quindi, che c'è? È stanca lei. E quindi niente, quindi vediamo perché vediamo. Sono sincera, sapete che vi dico sempre tutto, però stavamo valutando da settembre di riprendere bene precisi, non che ora stiamo mangiando male, perché non stiamo mangiando male, cioè io misuro sempre la pasta, sia che sia integrale che no, comunque a differenza di prima che mangiavamo due o tre piatti, no vabbè tre no, però due piatti tutti, quando avanzava si faceva il bis. Adesso sempre 80 grammi a testa, su questo non ci piove. E poi magari a differenza di prima, dove se mangiavamo la pasta, magari faceva la scarpetta, non la facciamo più, cioè comunque determinate regole le abbiamo imparate, non le stiamo più facendo, però non, vi confesso che in quest'ultima settimana e mezza non sto facendo la dieta della dottoressa, alla lettera. Anzi, proprio un po' perché fa caldo, un po' perché magari non ho voglia di andare sempre al supermercato, insomma, andato in un altro alla fine. Non siamo così precisi, ecco. E quindi vedremo, stiamo valutando, insomma, se un po' ci dispiace. Perché comunque si stava bene, si stava meglio, non che ora stiamo male, però insomma. Stavamo meglio, mi sentivo più sgonfia. La cosa, vi giuro, che mi dispiace, mi piange il cuore, è che veramente, cioè, basta che, cioè, almeno parlo per me, Riccardo, abbiamo un fisico molto simile, cioè un corpo molto simile, che veramente basta che per X tempo, può essere 10 giorni, una settimana, vai in vacanza, ipotesi, se no non abbiamo fatto la vacanza, quindi abbiamo. Ci siamo stati un po' più tranquilli, ecco. Però basta veramente una settimana che riprendi. Non dico, no, non ho ripreso i chili, attenzione, però riprendi gonfiore, riprendi, cioè, addominale, riprendi tutto, cioè, magari non riprendi chili, perché comunque il bello della dieta della dottoressa Paola è che comunque mi ha cambiato proprio il fisico. Quindi, se mangio male una volta non riprendo niente, se mangio male due neanche, tre neanche. Ovviamente dopo 10 giorni, 15, inizia a sentirsi un po' di nuovo gonfia, quindi ritornano un po' i soliti malesseri e mi rode tantissimo. Però boh, sono di nuovo in una settimana barra due che c'è proprio la cosa di non ho voglia di stare lì alla lettera, quello che c'è faccio, sapete, no? Ogni tanto capita lo svarione, quindi boh. Vedremo, vi aggiornerò comunque. Però mi dispiace tantissimo se dovessi mollare perché mi sono trovata molto bene. Solo che boh, sarà che ci sono anche i due bambini in più, quindi fare due menu diversi, due cose diverse perché a loro non piace questo. La fossimo in due sarebbe un po' più semplice. Lo so, è tutta questione di buona volontà, me ne rendo conto, però sarà che sono un po' stanca vabbè. Comunque, adesso peso la pasta, la butto perché sennò mangiamo troppo tardi. Poi Riccardo stasera va a lavoro, uffa. E adesso vedo se riesco a editare un po' prima questo video, così stasera vado un po' avanti con Vampire Diaries. Ieri sono andata un po' avanti, vi dicevo che ho preso questo giorno un po' di relax ed è stato bellissimo. È sempre più bella stasera, è sempre più bella. Na 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 Mamma mia, torno bambina con questa canzone, insieme a te. In questa nostra storia sono io che vado a fondo, ci vorrebbe un amico per poterti dimenticare. Vai, mettere il ciabatte. Amico per dimenticare. Ci vorrebbe un amico, non sempre al mio fianco, ci vorrebbe un amico nel dolore, nel rimpianto. Turitete, tutti.
Ci vorrebbe un amico qui per sentimenticare. Ci vorrebbe un amico per dimenticare, ma ormai. Ci vorrebbe un amico qui per sempre al mio fianco. Nata sotto il segno dei pesci. Aaron. Ma non come ti fa a chiedermi? Così. Lo faccio io per te. Tutto quel che voglio è solamente.